Politica universitaria nella prima età repubblicana, termine a quo e ad quem. Io qui ho l'impressione, ma non lo scriverei, che in realtà per quello che riguarda specificamente la politica universitaria e non in generale il quadro politico dei valori eccetera eccetera della storia italiana contemporanea, ma il 45 non sia una gran cesura. È una cesura enorme per altri aspetti, ma su questo specifico terreno bisogna introdurre quantomeno delle cautele. Io in realtà ho l'impressione di un lungo periodo che va dal 33-35 fino alla fine degli anni 60, inizio anni 70, dove poi il quadro di riferimento della politica universitaria è quello del neocentralismo fascista, la fine del sistema duale con la riduzione delle scuole a facoltà, cosa che nei dibattiti italiani è stranamente assente. Oggi ci si insiste molto, torniamo alle scuole, all'istruzione superiore non universitaria, ma c'era in Italia l'istruzione superiore non universitaria, è stata cancellata nel 1935 e una volta che un esperimento del genere è cancellato è difficile ripartire da zero, anche perché si è creato di nuovo un senso comune valoriale di riferimento per cui quello che conta è l'università. Altrove, dove questa esperienza è continuata senza traumi del genere, il sistema duale sopravvive benissimo e anzi funziona anche in maniera notevole. Da noi la rottura di metà anni 30 ha determinato conseguenze di lungo periodo, quindi la periodizzazione è un po' più lunga. Il termine ad quem è fra il 73 e l'80, fra i provvedimenti urgenti e la 382. Che è poi quella che ha posto le basi dell'attuale situazione universitaria. Quindi anche qui il 68 è un anno simbolico, ma non è 68-69, non è la fine del periodo. La fine del periodo è lievemente spostata in avanti, quindi è un arco lungo. Chiaramente la fine della guerra, in realtà dal 43, ci sono una serie di provvedimenti molto importanti che sono i provvedimenti progressivi di defascistizzazione e di epurazione. O meglio, si ripristinano tutte le procedure elettive abolite dal fascismo, e questo conta naturalmente. Però è un ripristino della situazione prefascista. Né, secondo me, incide molto la costituzionalizzazione dell'autonomia universitaria. Cosa voglio dire? Sul piano dei principi incide moltissimo, naturalmente. Sul piano delle concrete scelte politiche, fino ad anni 80 avanzati, non incide sostanzialmente per nulla. Ma quello che bisogna capire è che autonomia ripristinano. Secondo me quella che viene ripristinata è semplicemente l'autonomia di Gentile, cioè l'autonomia del decreto del 23. Cioè, il problema è prendere le distanze dal fascismo maturo, ma non è qualcosa di molto diverso da quello che era già stato fatto nell'organizzazione gentiliana dell'università. E lì ancora ci sono. Quindi una prima periodizzazione, diciamo, va fino alla fine degli anni 40. Poi dopo c'è la stabilizzazione del sistema e l'ingresso invece dell'università da metà anni 50 nelle prospettive di piano. Piano decennale che poi diventa triennale e le grandi difficoltà che trovano queste prospettive di piano a tradursi in qualcosa di diverso da un rifinanziamento del sistema, dal sostegno all'edilizia universitaria, cioè da una serie di misure che erano indispensabili. Non abbiamo parlato dei danni di guerra, a Pisa furono drammatici, a Pisa come in altre università italiane i danni materiali prodotti dalla guerra furono pesantissimi e quindi c'era proprio un problema di ricostruzione sul quale si innestano però subito dinamiche interessanti, perché durante la guerra ad esempio Pisa apre dei corsi non suoi gemmandoli in qualche modo da Firenze, che Firenze chiederà immediatamente di chiudere senza riuscirci, perché poi a Pisa rimarranno questi corsi aperti in una logica di competizione regionale. Di questo poi torneremo a parlare, perché rientra in altre domande che mi si pongono. Quindi ecco, periodizzazione lunga 35 fine anni 70 con dei sottoperiodi 43-50, 50-61-62, 61 perché è l'avvio del forte aumento di iscrizione all'università.